3, 2, 1, action. Ciao a tutti ragazzi, ci troviamo qui per un video diverso, oggi in compagnia del forte maestro Fide, nonché istruttore riconosciuto a livello sia nazionale. Che è su tutto il territorio di Roma, il maestro Fide Marco Corvi, che saluto, sta qui e vedremo insieme i principi di apertura. Lui ha già fatto una piccola introduzione, quindi eh, lo riascoltiamo. Come ogni lunedì sera ci sarà la lezione che lui tiene eh, presso il circolo più storico di Roma, che è l'Accademia Scacchistica Romana, che ringrazio per averci ospitato. Quindi io ti microfono un'altra volta. Grazie. <ride> ok, ti metto il microfono qui, così è meno invasivo. Okay. Perfetto. Io ti lascio allora eh, parlare in cam, scusami, eh, il bello del cinema. Ecco qua, così il microfono sta perfetto. Ti lascio parlare in cam e eh, eh, boh, ti lascio la scena, completamente Va bene. Marco. Grazie, perfetto. grazie. Grazie a te. Allora, eh, stasera, nell'incontro di stasera, vedremo insieme da vicino alcuni eh, principi importanti, vorrei dire più importanti. Dello, dello sviluppo. E la partita a scacchi eh, può essere immaginata insomma, diciamo, come il confronto fra due, fra due eserciti e lo sviluppo eh, veloce è molto importante. E dobbiamo sviluppare eh, i pezzi e, però, per farlo dobbiamo anche muovere i pedoni. E mi ricordo. Tanti anni fa un maestro a Roma che diceva, dice guarda per giocare una buona partita di scacchi devi fare tre cose. Muovere i pedoni il meno possibile. Quando muovete un pedone il pedone non torna indietro. È bello avanzare con i pedoni, i pedoni avanzano, creano minacce, si avvicinano, no? perché sappiamo che un pedone quando arriva in fondo alla scacchiera promuove, ma non torna indietro e quindi crea, lascia dietro di sé dei vuoti, delle debolezze. Quindi questo maestro diceva, dice muovi i pedoni il meno possibile, quindi solo quelli che ti servono per sviluppare i pezzi. Poi sviluppa i pezzi più rapidamente che puoi, fuori i cavalli, fuori gli alfieri, l'arrocco, le torri, eccetera, eccetera. E poi, scacchi anche un gioco pratico, e mangia i pezzi. L'avversario dimentica di proteggere, cioè approfitta delle occasioni. Le partite perfette esistono solo quando gioca il computer. Quando giochiamo una partita contro un altro giocatore, ci mettiamo seduti, dobbiamo dare per scontato che ci saranno errori da parte di entrambi. Il mio obiettivo quando mi metto seduto e gioco una partita anche contro un altro maestro, non è purtroppo, perché non è possibile, non è non fare errori, ma farne meno di lui. Se faccio meno errori del mio avversario, vinco la partita allora vi vorrei mostrare una partita che è molto famosa ecco mi aiuto insomma, la, la memoria piano piano va quindi mi aiuto un po' col, col telefono dove ho qua un canovaccio e è una partita molto famosa che è stata giocata tra Adams e Torre a New Orleans nel 1920 non so se qualcuno la conosce ho sentito qualcuno ha detto ah qualcuno dice eh sì, insomma eh, reminiscenze ed è una partita che è è, diciamo eh, molto oh, importante dal punto di vista dello sviluppo cioè ci darà eh, del, del ci aiuterà a avvicinare ad approfondire dei principi allora pedone nel centro pedone nel centro il centro è la zona più importante della scacchiera cavallo in f3 sviluppiamo il cavallo il nero risponde pedone d6 Cavallo C6 è davvero una mossa naturale. Anche il nero può sviluppare il, il pezzo. Invece il nero risponde con pedone in D6. Chissà come si chiama questa difesa? Difesa Filidor. Difesa Filidor. E oggi diciamo che non è eh, considerata eh, diciamo, particolarmente attraente eh, per il nero, ma. Perché? Perché dice, beh, ma se tu puoi difendere il pedone sviluppando un pezzo, lo sviluppo è importante. Ma in realtà Filidor era una mente particolare. La sua idea, eh, dopo pedone D6, perché giocava pedone D6? Filidor diceva, dice, no, non dobbiamo mettere i cavalli davanti ai pedoni F e C, una cosa che oggi si fa normalmente, no? Diceva, vedete, il bianco ha messo il suo cavallo davanti al pedone F, e poi metterà il cavallo davanti al pedone C Perché lui diceva Questi pedoni li dobbiamo usare Per attaccare il centro E quindi per questo Filidor giocava a pedone D6 Perché non voleva togliersi queste possibilità Oggi si è visto che questa difesa è un po' Diciamo eh, Troppo eh, pericolosa Ma l'idea originale di Filidor eh, Era in realtà Un gioco molto attivo Perché lui diceva Dice sì io questi pedoni non li voglio bloccare dai cavalli, con i cavalli, li voglio utilizzare per, per attaccare il centro. Va bene, pedone in D6. A questo punto il bianco gioca pedone in D4. E il nero cattura. Come riprendiamo? Come riprendiamo? Normale riprendere col cavallo, ma il, il bianco in questa posizione riprese con la donna. Allora, una regola molto importante dello sviluppo ci dice sviluppiamo la donna non troppo presto perché se la sviluppiamo troppo presto cosa accade? che poi possiamo perdere dei tempi è un pezzo molto importante la donna è quello che vale di più e quindi poi se ce l'attaccano ci dobbiamo spostare e allora giocala dopo un po ma ci sono molte eccezioni perché quando possiamo giocarla presto e in modo Efficace, conviene farlo. La donna è qui il pezzo più forte, che è nel luogo più forte della scacchiera. Il pezzo più forte, nel posto più forte, nel centro. Se riesco a mantenerla qui, questa non vale come questa, ma vale di più perché il pezzo più forte nel posto più forte, è una scommessa. Il bianco in questa partita vincerà questa scommessa, la donna rimarrà in questa casa quasi fino alla fine della partita e quando si muoverà lo farà in modo fatale, determinerà l'esito finale della partita a favore del bianco. Allora vediamo cosa accadde, il nero giocò il cavallo C6 cercando di approfittare immediatamente. Della posizione della donna nel centro, ma il bianco che ha sviluppato il suo pezzo più forte nel punto più forte cerca di conservarlo e gioca al fiere B5, inchiodando il cavallo. Il nero gioca al fiere D7, e qua, naturalmente, il bianco cosa gioca? Catturiamo il cavallo perché vogliamo rimanere col pezzo più forte nella casa più forte. Al per C6. Il nero gioca al fiere per C6, naturalmente sono possibili molte, moltissime varianti, è quando la posizione è già compromessa, cioè la partita è finita che c'è solo una mossa obbligata, altrimenti ci sono diciamo, molte possibilità diverse. Cavallo C3, vedete come il bianco sta cercando di sviluppare molto rapidamente, anche il nero lo fa, quando giocate la vostra partita cercate di sviluppare il più rapidamente possibile. Scacchi è un gioco pieno di eccezioni, ci sono molte eccezioni alle regole. Va bene, se sapete esattamente che in quella determinata apertura, posizione si fa due o tre volte quella mossa con quel pezzo, fatelo, ma se non è una cosa che è scritta nel libro, cercate ad ogni mossa di tirare fuori un pezzo nuovo. Guardate come stanno sviluppando Arrocco. Corto l'Arrocco non è una mossa di sviluppo, ma serve per sviluppare la torre. Ok molto importante. Il nero gioca alfiere 7, non è una, una ottima posizione per l'alfiere, ma che dobbiamo fare? Il bianco giocò cavallo in D5. Questa è una mossa, diciamo, eh, interessante, perché il bianco avrebbe potuto giocare, sviluppare l'alfiere, decide di giocare cavallo in D5, e quindi, diciamo, che muove due volte eh, lo stesso pezzo in apertura normalmente è bene diciamo eh, cercare di utilizzare i tempi eh, per portare in gioco pezzi nuovi vedete il bianco ancora deve giocare con le torri e con l'alfiere ma quando muoviamo più volte uno stesso pezzo in nome del centro lo possiamo fare perché è vero che abbiamo posto più volte un cavallo ma l'abbiamo messo nel centro il nero cattura alfiere per d5 il bianco ricattura e per d5, il bianco è in vantaggio, sta meglio perché guardate il centro, il pezzo più forte nel posto più importante. E poi siamo in vantaggio di sviluppo, abbiamo la donna sviluppata, il cavallo sviluppato, l'arrocco fatto, invece il nero è ancora un pochino indietro. Il nero giocò anche lui a Rocco corto, seguì alfiere g5, chi, chi riconosce questa posizione, questa partita? Marta. Questa è una partita molto importante. Il nero giocò pedone in C6, il bianco pedone in C4, sono tutte, tutte le mosse che sono state fatte fino ad ora hanno a che fare con il centro e col fatto di tirare fuori i pezzi. invece vedete come i pedoni laterali sono rimasti un pochino fermi. Pensate all'ultima partita che avete giocato. E analizzate, prendete in esame le prime 30 mosse e dopo 30 mosse guardate i vostri pedoni laterali A, B, C, F, G, H. Quante volte li avete mossi? Probabilmente troppe. Allora è molto importante muovere i pedoni il meno possibile, muoviamo i pedoni che ci servono per sviluppare i pezzi. Il nero catturò il bianco ricatturò nel centro, osservate ancora la forza della donna bianca, il nero giocò torre in E8, sviluppa la torre, anche il bianco sviluppa la torre. Ricordate quando sviluppate le torri che le torri amano le colonne aperte, le torri amano stare sulle colonne aperte, una colonna aperta è una colonna dove non c'è più né un vostro pedone né un pedone avversario. E se non ci sono colonne aperte, se non ci sono colonne aperte, allora andiamo su quelle semi aperte, cioè dove manca il nostro pedone, ma c'è quello dell'avversario. Se invece non ci sono né colonne aperte né colonne semi aperte, bisogna prevedere quale colonna si potrebbe aprire. Qui ci sono due colonne aperte, la colonna E e la colonna C. La colonna E è più centrale ed è un pochino più importante. Il nero giocò pedone a5, perché giocò pedone a5? Perché dice, dice, dice ok, io adesso voglio portare in gioco i miei pezzi, devo far giocare anche la torre, ma se muovo la torre la donna mangia il pedone, e allora devo fare purtroppo una mossa di pedone laterale per sviluppare. Il bianco gioca torre 2, perché gioca torre 2? Perché dopo torre c8, vedete, torre a1 e raddoppia le torri sulle colonne aperte, e il nero gioca donna d7. A questo punto siamo arrivati al momento clou della partita. Se prendete un qualsiasi manuale di scacchi in generale che presenta insomma il gioco degli scacchi, le cose belle degli scacchi, sicuramente nel capitolo sulle combinazioni troverete questa posizione. Adams Torre New Orleans 1920. E Troverete probabilmente non tutta la partita fino ad ora, ma questa posizione. Sì, qui il bianco è in chiaro vantaggio perché centro è la zona più importante della scacchiera e questo è il pezzo più forte, il pezzo più forte nel posto più forte. Guardate le torri bianche come lavorano meglio delle torri nere, si vede, vedete, sono incolonnate su una colonna aperta e c'è molta differenza. Anche questo alfiere è il pezzo più brutto. Più cattivo del nero, ma a questo punto in realtà la, la partita già è decisa. Pensate, qui il bianco può chiudere la partita e il tutto inizia con una mossa assai strana perché il bianco gioca al fiere, prende cavallo. Non sembra un grosso affare perché aiuta il nero nello sviluppo, ma il bianco ha calcolato tutto e qui. Il pezzo più forte nella casa più forte ora può iniziare a giocare. Guardate come la donna bianca è andata all'inizio nel centro, sembrava perdere tempo, invece il bianco è riuscito a conservare la donna nel centro e adesso questa donna farà delle cose mirabolanti. Giocò in questa posizione donna G4. Attenzione, la donna non può proprio essere catturata perché se la donna nera cattura la donna bianca, la torre bianca cattura la torre nera, la torre nera cattura la torre bianca ricattura e questo è proprio scacco matto, non c'è proprio dubbio. E allora la donna bianca non può essere catturata, e allora il nero dice un momento, che faccio qua? Ok. Posso fare donna d8? No, perché seguirebbe torre per o anche donna per. Eh? Perché se donna per, torre per, donna per, torre per, scacco matto. Allora, no. allora il nero dice ok, fermi tutti, muovo la donna, continuando a difendere la torre, dove vado qui, ok, donna b5. A questo punto però il bianco insiste facendo una mossa magnifica, ragazzi se uno gioca una partita del genere dice cioè beh basta, fine carriera. E quindi dicevamo che a questo punto eh, il bianco ancora può insistere nel suo folle proposito di offrire la donna bianca alla donna nera giocando l'incredibile donna. In C4, guardate che mossa ancora la donna bianca si offre alla donna nera, che questa volta può essere catturata la donna bianca da due pezzi, dalla torre e evidentemente c'è subito scacco matto, oppure può essere catturata dalla donna, anche in questo caso, torre mangia torre, torre mangia, la torre bianca piomba nell'ottava traversa e fa scacco matto, fine partita. Il nero è in crisi ma non molla perché può ancora resistere giocando. Donna di 7 se ne torna indietro. E il nero dice va bene, bravo, hai fatto il, il brillante, se vuoi facciamo patta, insomma, eh, donna qua, donna qua, va bene, adesso hai, hai fatto, diciamo, come si dice, eh, quello che dovevi fare per il pubblico, adesso possiamo fare patta. Ma il bianco ha ancora, ha ancora eh, in mente un seguito e può ancora offrire la donna giocando l'incredibile. Donna C7 che mossa di nuovo la donna non può essere catturata e a questo punto eh, perché sempre se la donna viene catturata la torre bianca scende in fondo e il nero deve giocare donna in b5 ok e a questo punto Attenzione perché donna prende torre non funziona perché dopo torre prende la casa è 8 è guardata due volte e a questo punto a questo punto cosa fare? Donna C6 non funziona perché viene catturato con la donna con la donna e non col pedone. A questo punto qui eh, il bianco come può eh, come può proseguire a questo punto potrebbe ancora offrire la donna giocando donna per b7 attenzione anche il bianco ha l'ultima traversa debole e qui il nero potrebbe vincere lui la partita attenzione giocando donna per e2 attenzione donna per e2 e dopo torre per e2 scacco e se cavalle 1 torre mangia scacco. E, e torre prende, È il nero che fa scacco, matto. Facciamo attenzione: quando pensiamo all'attacco dobbiamo sempre guardarci le spalle, anche pensare alla difesa. Non è facile, è innaturale, perché normalmente dice uno o attacca o si difende, non può essere mezzo asciutto e mezzo bagnato, ma negli scacchi invece si può essere allo stesso tempo attaccati, si può attaccare ma essere attaccati e quindi bisogna fare attenzione, fare molta attenzione, rimettiamo la eh, posizione, come siamo così, perfetto. Allora, questo è il punto, il momento un pochino più complicato della partita, il bianco giocò a questo punto pedone A4, il nero ora non può giocare donna per il 2, perché vedete che dopo torre per il 2 la torre nera non può scendere e eh, quindi se no, il bianco qua è vincente perché la torre non può catturare la donna perché... allora a questo punto il nero per forza che deve fare? deve mangiare il bianco può giocare torre in E4 e cosa fare? allora se eh, per esempio la torre nera cattura la torre bianca allora abbiamo scacco e se donna in 8 scacco e se torre, mangia, scacco matto. Attenzione, attenzione. E allora, e allora, a questo punto, qui eh, dopo A4, donna per A4, torre 4. E il nero che deve fare? Quindi, eh, unica mossa, donna in B5. Ma a questo punto, Donna per B7 e per il nero è impossibile continuare a con la donna a difendere questa casa. Se donna mangia donna, torre mangia torre facciamo scacco matto. Che può fare il nero? Non gli resta che arrendersi. La continuazione più bella è questa: donna mangia, torre mangia, torre mangia, torre mangia, torre mangia scacco matto sviluppo veloce i pezzi forti cerchiamo di connetterli il più possibile nel centro ma è molto importante sviluppare il più rapidamente eh, possibile eh, i pezzi e ecco ripetiamo un attimo la posizione clou che è questa qui questo è il punto dove è iniziata la combinazione vincente, iniziata con alfiere prende, alfiere prende. Vi voglio solo far notare una cosa, se il pedone nero fosse stato in A6, tutto questo non sarebbe stato possibile. Per esempio, alfiere per F6, alfiere per F6, donna G4, donna B5, donna C4, ma ora la donna nera è difesa. E il nero poteva fare una mossa, eh, non so, anche per esempio f 8 una mossa di difesa, invece... Eh, col pedone in A5 non può perché la donna attacca e allora il vecchio maestro diceva muovi i pedoni il meno possibile ok, il nero, questo pedone a un certo punto l'ha mosso perché sennò veniva catturato ma perché di due? muovilo di un passo muoviamo i pedoni il meno possibile sviluppiamo i pezzi il più rapidamente possibile e cogliamo le occasioni che troviamo durante la partita. Io vi saluto tutti quanti, è stato Aspetta, piacere facciamo, essere con voi, ma c'è anche facciamo i saluti scena, ufficiali. In Entriamo in scena. Grazie. Aspetta Marco, ti tolgo il microfono. Io ti ringrazio davvero tanto per la disponibilità che hai mostrato, per essere stato qui a spiegare questa bellissima partita che io personalmente non conoscevo, adesso conosco, che ci espone i principi di apertura, quindi l'importanza del centro e dello sviluppo veloce, quindi io ti ringrazio, ricordo a tutti quanti che eh, eh, Marco Corvi è un forte eh, maestro fide, eh, si occupa prettamente di insegnamento e istruzione, il mio lavoro. È, il è il suo lavoro, e offre anche delle mh, lezioni collettive, giusto Marco? Sì, Posso insomma, certo, dare, ecco certo. sul mio sito www.scuoladiscacchi.it trovate tutte le informazioni, i miei contatti, numero di telefono, corsi che faccio di vario tipo insomma in presenza certo. o anche online. Se volete poi incontrarlo di persona, ragazzi, fare una chiacchierata con, con Marco, appunto anche di questi temi o di altro, potete venire qui direttamente all'Accademia Scacchistica Romana a trovarlo. Sicuramente eh, vi farete una chiacchierata con sì, lui. In particolare tutti i lunedì in Accademia Scacchistica Romana via Luigi Pulci14. La sera insomma mi trovate. Ok, diamo tutti gli indirizzi in descrizione. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, per aver seguito questa interessantissima partita. Se volete continuare a supportarmi e far sì che io continui a portare contenuti di questo tipo collaborazioni con altri maestri e eh, didattici, tornei, tutto quello che faccio, vi chiedo di mettere un'iscrizione al canale e perché no? Se vi è piaciuto il video, anche un mi piace. Io ringrazio tutte le persone che sono qui hanno assistito a questa lezione video ripresa e quindi li ringrazio comunque del supporto. Eh, vi saluto e vi dico ciao ragazzi, alla prossima. Grazie mille a tutti, grandissimi. <applausi> <applausi> Grazie. <applausi> ci fai vedere il polso. No, no, alza, alza. Aspetta, aspetta. Dobbiamo ah, rientrare ah, in camera. No, perché... Vabbè, Vabbè eh, no. ci sto in camera? Non ho girato lo schermo. Ci sto? Va bene. Ci... No, dicevo, eh, dai, dai, no, mo' ah. qua in sala. È eh. così. 1 cioè, e 4. Eh. Oh, ognuno, ognuno apre come vuole. Io apriro sempre 1 e 4. Però a volte avrò anche uno D4, di dipende. Toccasse elastici, <ride> no? C4, no. Va bene, ragazzi. Alla prossima. <ride>